Penso che tutto sommato questo è stato fino adesso un campionato divertente tra alti e bassi, più alti che bassi, sinceramente. Bene o male, anche se non piace perdere, in quelle 8-9 partite, la squadra ha sempre fatto divertire. E quindi credo che tutto sommato, visto che la gente di Pescara dice sempre che l'importante è divertirsi allo stadio, vorrei che rispondesse anche con i fatti. E quindi ci aspettiamo che possa essere uno stadio con più gente, perché la squadra se lo merita, perché è un momento importante e i giocatori lo sentono, il calore che c'è attorno a loro. E può essere un momento determinante. Però al di là poi di chi viene, io sono contentissimo di quei 7-8 mila che vengono sempre, perché sono sempre stati molto caldi e l'importante è che c'è quello zoccolo duro. Poi, se sono di più e fanno più scena e più rumore, è ancora meglio. Questo è stato l'anno, ad esempio, di Di Francesco, che sta facendo un grandissimo campionato. Io ho sentito più volte, ma come si fa a lasciarsi scappare giovani così? Ma non è una questione di scappare, è una questione che la storia del calcio ci insegna e ci sono milioni di storie di giocatori che hanno fatto provini e non sono stati presi, perché il calcio purtroppo non è fatto è fatto di scommesse. E ci sono ragazzi che hanno grandi qualità e che però magari non le dimostrano nel provino determinante nel momento in cui fanno una partita con una squadra in cui sono in prova, oppure esplodono più tardi, oppure migliorano tantissimo, come per tutti gli altri giovani che lanciano, e ce ne sono tanti bravi, anche perché la politica di dicembre è stata quella di puntare sui giovani, sull'entusiasmo, giovani di grande qualità. Conosco bene Vitale, conosco bene Bonazzoli e tutti quanti questi ragazzi che stanno facendo grandi cose.